Buon pomeriggio a tutti voi, un benvenuti in diretta su Antenna Sud ad una nuova puntata di Restiamo Uniti, una puntata ricchissima come ogni giorno. Oggi focalizziamo l'attenzione nella prima parte di questa trasmissione alla situazione dei vaccini in Puglia, collegandola anche al tema dei medici di famiglia e del loro ruolo in questo senso. Avremo tanti aggiornamenti in diretta, partiamo con un ospite di rilievo, la massima autorità nel Tarantino che può riferirci di questo, il direttore generale dell'ASL di Taranto, Stefano Rossi, che io ringrazio. Buon pomeriggio, direttore. Ecco, intanto degli aggiornamenti appena giunti in redazione proprio dall'ASL di Taranto. Attualmente nel capoluogo ionico 73 sono i pazienti affetti da Covid ricoverati all'ospedale San Giuseppe Moscati, 66 al Giannuzzi di Manduria, 63 al San Pio di Castellaneta, 59 al San Marco di Grottaglie, 37 a Martina Franca, 35 nella casa di cura Santa Rita e poi 19 al centro ospedaliero militare di Taranto e il presidio Covid post acuzie, 34, invece 8 i decessi registrati nelle ultime ore. Ecco, vedo il direttore Rossi, buon pomeriggio, ci sente? Buon pomeriggio, io vi sento, buon pomeriggio a voi. Ecco qui, la ringraziamo come dicevamo per il suo intervento oggi pomeriggio. Ecco, abbiamo dei dati incoraggianti per ciò che concerne le vaccinazioni nel Tarantino. Abbiamo ascoltato la struttura di comunicazione dell'ASL poco fa. In base ai dati forniti, 2132 le vaccinazioni, pensate, solo tra sabato e domenica, precisamente circa 815 sabato e 1317 domenica. Dunque, direttore, una buona risposta dei tarantini, per quanto ci pare di capire, a queste vaccinazioni, soprattutto nel nuovo drive-thru allestito nel parcheggio di un noto centro commerciale, quindi un'esperienza unica, potremmo dire. Al di là dei numeri, sicuramente numeri importanti, noi abbiamo testato anche la qualità del servizio e il gradimento da parte dell'utenza. Sono venuti tutti e con pochissima fila, con un'attesa quasi nulla, si sono comodamente vaccinati dentro il loro autoveicolo e sono andati via, e da questo punto di vista mi sembra che l'organizzazione delle modalità, al di là dei numeri, mi sembra che sia l'aspetto principale da sottolineare. Un'esperienza sicuramente da implementare e da ripetere. Ecco, la fascia d'età è quella che va tra i nati nel 1942 e i nati nel 1952, questo decennio, ecco, di vaccinazione. E volevo chiederle, direttore, ci arrivano delle domande qui in redazione in merito a chi, ad esempio, purtroppo ha saltato la sua fascia d'età. Ecco, come si può recuperare questo vaccino? Come funziona? Allora, innanzitutto ricordiamo come noi siamo partiti un pochettino lenti perché i vaccini non c'erano. Sì. Da una settimana a 10 giorni invece siamo ripartiti alla grande perché c'era una buona fornitura. Devo dire purtroppo che siamo ripartiti così bene, abbiamo lavorato così bene in Puglia che anche scalando le classifiche nazionali oggi siamo terzi tra percentuale tra vaccini forniti e vaccini inoculati, proprio a dimostrazione del fatto che ne abbiamo somministrati tantissimi rispetto alle dosi che ci arrivate. Oggi purtroppo di nuovo dobbiamo registrare una battuta d'arresto perché dalla struttura commissariale di nuovo purtroppo le dotazioni di vaccini si sono rallentate. Questo ci hanno imposto di rivedere la programmazione nell'ennesima volta, perché una delle difficoltà maggiori della campagna vaccinale è proprio quella di aver dovuto riprogrammare il piano vaccinale in base alle forniture che non sempre sono state quelle anticipate, perché purtroppo, come voi sapete, l'Europa si è fatta trovare scoperta senza una filiera produttiva propria e qui noi dipendiamo dalle forniture che arrivano. E questo ha fatto sì che inizialmente siamo partiti lenti, poi abbiamo dato una grossa accelerata la settimana scorsa facendo quelle iniziative di vaccinazione cosiddetta a sportello, cioè senza neanche prenotazione e solo con AstraZeneca, e che ne avevamo un buon quantitativo, e quindi abbiamo dato una grandissima accelerata. Chi oggi è prenotato può tranquillamente andare e rispettare la prenotazione nei tanti hub della provincia, sì, che ricordiamo sono uno ogni distretto, c'è cioè una Ginosa, una Massafra, una Grottaglie, una Manduria, poi ce n'abbiamo una Martina, ce n'abbiamo poi ben tre nel capoluogo di provincia, la Saram, il Palavicciardi e la scuola di via Renato Moro. Quindi può andare tranquillamente nelle... Chi ha saltato la sua prenotazione deve purtroppo riprenotarsi, andare sulla piattaforma
Puglia ti vaccina e rifare l'operazione. Questo ovviamente adesso che i vaccini si fanno solo su prenotazione, quando dovessimo riaprire la vaccinazione, cosiddetto a sportello, senza prenotazione, perché magari avremo tanti a disposizione, si potrà fare come abbiamo fatto nell'ultima settimana, in cui le persone che rientravano nella loro fascia d'età sono potute venire a vaccinarsi tranquillamente senza addirittura prenotazione. Ecco, direttore, stante naturalmente anche una ottima organizzazione, come lei ricordava, se i vaccini non ci sono o terminano, e questa potrebbe essere anche una buona notizia perché significa che in molti si sono avvicinati, non si può vaccinare se non arrivano i vaccini. E allora c'è stata un'interlocuzione con la struttura commissariale in tal senso, cioè quando ci sarà un rifornimento in tal senso di vaccini, quando si potrà ricominciare? Ribadiamo questo aspetto anche se lo abbiamo già toccato. I vaccini arriveranno, ma stanno arrivando ovviamente con quantitativi tali che ci impongono ovviamente una vaccinazione solo su prenotazione per poterli dosare. Non ce n'è un quantitativo tale da poter andare a vaccinare a tappeto tutti quanti, e qui dobbiamo seguire una gradualità di priorità, che è quella oggi esclusivamente quella anagrafica, perché come sapete inizialmente, una volta che abbiamo vaccinato alcune categorie, poi adesso il piano vaccinale è esclusivamente per dato anagrafico. E quindi stiamo vaccinando ancora diciamo gli ultimi settantenni, abbiamo cominciato certo tutti i sessantenni, però adesso il criterio è quello ovviamente dell'anzianità anagrafica. Altrimenti, se avessimo avuto vaccini a disposizione, con un metodo come quello del Draghi di ieri, che tra l'altro è ulteriormente implementabile perché noi abbiamo utilizzato solo alcune corsie, ma lì potremmo utilizzarne tantissime corsie, e avendo i vaccini potremmo veramente sbrigarci in poco tempo. Ecco, ha fatto bene a ricordare questo aspetto. Noi sin dalle fasi della preparazione abbiamo seguito l'allestimento del drive-thru al centro commerciale Porte dello Ioni, abbiamo fatto vedere come il tutto sia stato allestito e poi abbiamo parlato con il responsabile che l'ASL ha individuato sul posto. Pensate, nella mattinata di apertura era presente lì dalle 6.30 del mattino per seguire tutte le fasi, e proprio lui ha detto ai nostri microfoni che sì, le corsie sono al momento 3 se non erro, ma possono aumentare nel momento in cui chiaramente ci dovesse essere maggior file di automobili, quindi maggior persone in attesa. Dobbiamo dire per onor di cronaca che naturalmente sarebbe utile intervistare tutti i fruitori per avere un quadro assolutamente chiaro. Noi ci siamo limitati ad intervistare coloro i quali erano presenti durante la nostra visita mentre la truppa era presente. Dobbiamo dire ai nostri microfoni tutti si sono detti soddisfatti, direttore, soprattutto perché dicevano questo è un modo per velocizzare, proponevano addirittura si facesse H24 perché saremmo disposti a venire anche nelle ore notturne. Naturalmente, ecco, questa è una proposta probabilmente irrealizzabile, però ecco, è interessante vedere come da una parte il pubblico e quindi la sanità pugliese, dall'altra parte la gente comune si stia andando a vaccinare, si stia procedendo con le vaccinazioni. Chiudiamo, direttore, con un commento più generale, perché dall'inizio con lei, grazie alla sua disponibilità, abbiamo sempre analizzato anche il momento. Adesso ci avviciniamo ai mesi estivi, ecco come vede l'immediato futuro, con particolare attenzione al Tarantino, cioè che situazione dobbiamo aspettarci dal punto di vista del Covid? Purtroppo i contagi sono ancora tanti, tutti caratterizzati da contagi contratti in ambiente familiare. Questa è la caratteristica tipica purtroppo della nostra provincia. I contagi sono tanti, in percentuale sono tanti anche coloro che abbiamo di correre alle cure ospedaliere, quindi purtroppo non siamo assolutamente fuori dal tunnel. Il vaccino è sicuramente la speranza a cui ci deve attaccare, però nel frattempo, siccome come abbiamo detto i vaccini non sono fruibili in quantità tali da poter accelerare le operazioni, dobbiamo fare ricorso alle norme di buon senso che ormai sempre dobbiamo ricordare: distanziamento sociale, mascherina, lavaggio delle mani, evitare promiscuità, assembramenti, perché purtroppo il virus, soprattutto con le varianti, circola velocemente e, come purtroppo dobbiamo dire, circola molto più velocemente il vaccino. Grazie al direttore generale dell'ASL di Taranto, Stefano Rossi, per questo intervento in diretta. L'abbiamo sottratto per qualche minuto al grosso lavoro che si sta effettuando naturalmente da parte della direzione
dell'ASL Ionica in coordinamento con quanto chiaramente disposto dalla Regione Puglia e in senso lato anche dal governo. Insomma, ci si sta impegnando per andare avanti. Grazie, adesso ci colleghiamo invece con il dottor Stefano Liuzzi, un medico di famiglia. Intanto buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi. E allora io con lei, dottor Liuzzi, partirei da una notizia battuta nel corso della mattinata dalle agenzie. In Puglia 82.000 vaccinazioni dai medici di famiglia, ma l'esaurimento delle scorte si fa sentire. Venerdì scorso si dice dosi sufficienti soltanto per 12 pazienti e il punto lo fa la FIMG. Dall'avvio della campagna c'è stato un progressivo aumento delle somministrazioni, ma l'esaurimento delle scorte a livello regionale inizia a farsi sentire e naturalmente il dato delle 12 dosi per 12 pazienti fa riferimento, attenzione, solo all'area dell'ASL di Bari, quindi due flaconi di Pfizer per essere più precisi. Ecco, lei che opera nel Tarantino ci può dire qual è la sua percezione e poi ci parlerà della sua esperienza diretta chiaramente. Sappiamo che lei sta andando avanti a tambur battente, come si suol dire, con le vaccinazioni. Vaccini permettendo naturalmente. Certo, sì, è chiaro. In effetti la situazione è quella. Noi abbiamo un grosso numero di pazienti da vaccinare, però io a oggi in 2 settimane di vaccinazioni ho potuto vaccinare 30 persone, e cioè 12 la prima settimana e 18 la settimana scorsa, quindi 2 flaconi la prima settimana, 3 flaconi la settimana scorsa. Per questa settimana non so dirvi, io ne ho richiesti 4, quindi 24 dosi che dovrebbero arrivarmi giovedì, ma non ho ancora certezza di questo, spero. E il problema per noi medici di base è proprio questo, l'approvvigionamento di vaccini, di dosi di vaccino, che ci impone di non poter andare molto velocemente. C'è da dire che finora abbiamo dovuto vaccinare perlomeno quasi tutti, io parlo per me, per i medici del mio distretto, ma per i medici tarantini, abbiamo dovuto vaccinare i pazienti ultra ottantenni allettati, quindi quelli che siamo dovuti andare a domicilio a fare le vaccinazioni. Siamo partiti anche con i portatori di handicap, chi ha la famosa legge 104 ed è allettato, anche loro sono stati vaccinati a casa. Adesso dovremmo cominciare, tranne qualche altro numero, così altri 2 o 3 pazienti io o altri colleghi, cominciare a vaccinare i cosiddetti pazienti fragili, quindi i portatori di patologie tali che devono essere vaccinati da noi medici di base. Questi possiamo farli in ambulatorio, questo ci può permettere di essere un po' più veloci, perché c'è anche la difficoltà della preparazione del vaccino. Teniamo presente che una volta che il vaccino ci viene consegnato, quindi scongelato, noi possiamo conservarlo in frigorifero per 5 giorni soltanto, e una volta che noi diluiamo e apriamo un flacone, quindi ricaviamo le famose 6 dosi, quelle 6 dosi devono essere consumate in massimo 5 ore. Per cui capirete bene dica. Ecco, volevo chiederle questo, naturalmente c'è soddisfazione nel vedere come si stia andando avanti, perché il vaccino, lo diceva anche il direttore Rossi, naturalmente rappresenta finalmente quella possibilità, quella luce in fondo al tunnel, restando fondamentale l'attenzione alle norme anticontagio. Però è evidente comunque che siamo in ritardo rispetto alle vaccinazioni pugliesi. Ecco, dottor Liuzzi, volevo chiederle, ma questo ritardo arriva proprio dalle dosi limitate di vaccini, oppure c'è qualcosa forse nell'organizzazione? Chiaramente parliamo di quella regionale, quindi con a capo Lopalco e il neonominato suo collega che si occupa della logistica. Cioè, da che cosa è dato questo ritardo? Ma per quanto riguarda noi medici di base, noi hanno sempre detto che saremmo partiti dal 6 di aprile con le vaccinazioni. Quindi anche in questo ho sentito polemiche precedenti in cui si diceva che i medici di base non volevano vaccinare. Noi eravamo tutti pronti a partire, perlomeno parlo per me, per i colleghi che conosco. E che cosa è mancato? Dal 6 aprile è mancato il vaccino. Se non ci arrivava il vaccino non potevamo partire. Come abbiamo avuto le prime dosi di vaccino, noi medici di base siamo partiti con le vaccinazioni. Adesso stiamo andando avanti compatibilmente con le dosi che ci vengono fornite. C'è un problema, magari, ecco, peccato non sono intervenuto col direttore generale, perché c'è il problema dei cosiddetti caregiver,
cioè quelli che assistono i pazienti con la 104 a casa, che stando al piano vaccinale che abbiamo avuto regionale, c'è scritto devono essere vaccinati contestualmente al portatore di handicap. C'è un problema però, è evidente. Nel mondo ideale dove ci sarà, ci sono vaccini per tutti in grande quantità, questo è anche possibile, ma noi dobbiamo fare i conti con le dosi di vaccino che abbiamo, quindi credo che andare a casa di un malato allettato, fargli la vaccinazione, ok, ma vaccinare magari la badante trentenne in buona salute non è il caso, per cui c'è stato un po' detto, ma ci siamo organizzati anche noi in questi termini, di vaccinare subito i pazienti allettati. E aspettare notizie e anche i vaccini per poter vaccinare i caregiver, a quelli che assistono i nostri pazienti a domicilio. Il problema è sapere questi vaccini quando ci verranno dati e soprattutto che tipo di vaccino, perché ahimè abbiamo assistito a quella campagna anche di stampa strana contro il famoso vaccino AstraZeneca, per AstraZeneca. cui abbiamo avuto e abbiamo ancora, devo dire la verità, grossissime difficoltà a far capire che i vaccini vanno bene tutti e a convincere a vaccinare con AstraZeneca. Certo. Non mi nascondo che ho avuto tante richieste di pazienti miei con patologie non gravi, quindi che non rientrano nella famosa fascia dei pazienti fragili da vaccinare. Noi stiamo adoperando Pfizer e Moderna, che mi chiedevano di essere vaccinati perché non volevano AstraZeneca. A onor del vero, devo dire che dopo l'iniziativa di questo fine settimana, pare che parecchia gente cominci a convincersi perché vede che di fatto le reazioni avverse sono pochissime. Si è sentito parlare di le famose reazioni, le famose trombosi conseguenti alla vaccinazione con Sì. AstraZeneca. Beh, se ne contano 6 su 7 milioni di dosi, una ogni milione di dosi, Quindi che è non sono una numeri percentuale, preoccupanti, lei ma è dice. una percentuale più bassa rispetto anche alla popolazione generale. E non è stato ancora stabilito il nesso di causalità in modo definitivo, c'è solo un nesso cronologico, ma non di causalità. Ma È comunque chiaro. Mi sono. faccia, dottor Liuzzi, mi faccia aggiungere solo un aspetto. È chiaro che, ecco, la stampa abbia No, che parlato di riprende. AstraZeneca bene o male, ma sempre riferendosi anche ai passi in avanti e ai passi indietro fatti, attenzione, dallo stesso Sì, governo e per estensione senz'altro, a naturalmente dagli voglia. organismi preposti in questa fase, ci sono state delle incertezze No, ma del le dico governo di che si più sono poi io. riflesse evidentemente, come lei sottolineava, anche nella gente che aveva qualche dubbio. Però è importante anche ascoltare da un professionista come lei impegnato in questa fase. E soprattutto a far capire, ecco, quale sia il rischio e quale No, invece, ma le dico di più, io Prego, prego. sarei arrabbiato anche nei confronti della stessa ditta AstraZeneca, che di fatto non è che abbia difeso così a spada tratta il suo vaccino, ingenerando Ecco, certo. naturalmente qualche dubbio anche nell'utente, mi rendo conto. Però ripeto, allora qui noi aspettiamo i vaccini che siano in quantità sufficiente, di capire come dobbiamo vaccinare questi caregiver, non ci sono ancora indicazioni chiare, nette, tutto così ci si organizza fra di noi. Io e i medici del mio distretto con cui siamo in contatto, stiamo applicando un metodo rigorosamente anagrafico, per cui si parte prima dai più anziani per passare poi ai più giovani. Io sto avvisando i miei pazienti anche più giovani, perché fra i soggetti fragili, a seconda delle patologie, ci sono anche soggetti abbastanza, anzi anche molto giovani, anche qualche ventennio. Ho detto però dovete capire che partiremo prima, siamo partiti e stiamo andando avanti con le persone più anziani o con Certo. patologie molto gravi. Quindi, se ci fossero delle indicazioni ancora più precise, un po' per tutti, si eviterebbero anche delle difformità di trattamento che si verificano anche fra distretto e distretto, a volte anche negli stessi, soprattutto nei centri più grossi. Io parlo di Crispiano, di Martina, dove bene o male, ecco, c'è un maggiore contatto fra tutti noi medici, quindi ci si riesce a muovere in modo più uniforme. Ecco, intanto noi con questa trasmissione ne approfittiamo anche per fornire delle notizie dell'ultima ora. Ce n'è una che riguarda proprio il tema di cui stiamo parlando, pazienti fragili con disabilità. C'è stata una ricognizione di problemi e bisogni nella seduta della terza commissione permanente del Consiglio regionale Sanità e Servizi Sociali convocata dal presidente Vizzino. Fanno sapere dalla Regione Puglia che numerose sono state le associazioni di assistenza e rappresentanza di persone in condizioni di disabilità e di famiglie che hanno rappresentato le esigenze e le urgenze che riguardano in particolare l'istituzione dell'osservatorio e poi
i vaccini, le gare al massimo ribasso e il tavolo tecnico per le disabilità. Gli assessori alla sanità Lopalco e al Welfare Barone col direttore del Dipartimento Vito Montanaro hanno rappresentato una vicinanza a questi temi e in particolare c'è un dato. Ad oggi, scrive la Regione Puglia, la copertura vaccinale di pazienti con malattie rare ha raggiunto il 40%, sarebbero quindi 8.580 i soggetti, mentre quella dei caregiver deve scontare la mancanza di vaccini. Quindi torniamo ecco al tema che lei metteva in evidenza, la consapevolezza delle priorità per adulti e minori fragili e per chi li assiste si scontra con la fornitura di vaccini che resta limitata. Le voglio fare una domanda, ci dicono, ci segnalano alla nostra redazione, d'altronde molte delle segnalazioni sono anche pubbliche perché rese sulla pagina Facebook o comunque sui commenti alla diretta, c'è chi dice, attenzione perché ci hanno risposto i nostri medici che l'ASL non ha fornito l'elenco, ha fornito l'elenco e noi non ci siamo. In realtà, ecco, possiamo chiarire questo aspetto, al di là di quello sì, che fanno certo gli altri. Lei, dottor Liuzzi, ci può dire che in realtà le decisioni in merito in qualche modo a chi vaccinare, stante la disponibilità dei vaccini, sono prese dai medici di base in anche autonomia? In autonomia, in relazione anche con l'ASL, cioè seguendo il piano sì vaccinale, l'ASL avrebbe dovuto fornire a noi medici di base, lo ha fatto, l'elenco dei pazienti con legge 104, quindi con i pazienti disabili. Però fornito perché l'elenco poi siete voi ad intervenire. Siamo noi, ci dovrebbe, appunto, ci danno, l'elenco l'abbiamo avuto in un primo momento non completo, poi ci hanno detto di collegarci sulla pagina di Edotto, che è la piattaforma regionale su cui accediamo noi medici, dove c'erano per ogni medico l'elenco dei pazienti con 104. Oltre a questi abbiamo avuto dall'ASL l'elenco dei pazienti ultra ottantenni che avevano fatto richiesta di vaccinazione domiciliare e questo è dato. Per il resto la scelta, la definizione dei pazienti fragili, quindi da vaccinare da parte nostra, è lasciata a noi medici, perché ogni medico conosce quelli che sono i pazienti diabetici, quelli che sono i pazienti con scompenso cardiaco, quelli che sono i pazienti con le varie patologie che necessitano con la terapia, con l'ossigenoterapia, cioè quei pazienti che rientrerebbero nelle tabelle che ci hanno fornito dal Ministero. L'altra tabella che ci è stata data, quella dei pazienti in assistenza domiciliare, ma quelli sì conoscevamo anche noi medici, per cui c'è una parte di pazienti che ci è stata indicata dall'ASL, perché erano quelli di cui noi potevamo non avere contezza, ripeto, quelli che avevano la 104 o quelli che avevano fatto richiesta di vaccinazione domiciliare. Per il resto siamo noi medici che abbiamo preparato le tabelle. Infatti in un primo momento avremmo dovuto fornire noi medici all'ASL l'elenco dei nostri pazienti da vaccinare, ma mi rendo conto che era un passaggio inutile. È stato sufficiente per noi medici preparare questo elenco e tenercelo pronto. Ecco, ripeto. Dottor Liuzzi, la interrompo per qualche istante, c'è una telefonata in diretta, buon pomeriggio, con chi parliamo? Buongiorno, sono la signora Rita. Sì, buon pomeriggio. Sì, io volevo parlare col dottore. Sì. Buongiorno. Volevo sapere se i bambini possono fare il vaccino. No, i bambini, soltanto il vaccino della Pfizer, non posso. Si può essere vaccinati soltanto dai 16 anni in poi, quelli di 16 anni, 16-17 anni, soltanto col vaccino, della Pfizer. I bambini sono in corso adesso degli studi, delle sperimentazioni da parte delle ditte produttrici di vaccino per poter ampliare la platea anche ai bambini, però ancora non possono vaccinarsi. Infatti i bambini ci sono che hanno la handicap particolare, quindi da 104, devono essere vaccinati i genitori e i conviventi. Insomma, non c'è un vaccino adatto ancora per la fascia ancora no dei bambini. Stanno sperimentando gli stessi nostri vaccini, però adesso li stanno sperimentando, stanno facendo le sperimentazioni, quindi la fase 3 di sperimentazione sulla popolazione più giovane.
Allora, grazie alla signora che ha telefonato, chiaramente lo vedete, c'è un numero in sovraimpressione per intervenire in diretta, lo vedete fare delle domande, avere delle risposte in maniera immediata. E approfittate dell'occasione perché tra poco cambieremo argomento e ci sposteremo su un altro tema. Intanto io ringrazio il dottor Stefano Liuzzi, medico di famiglia. Buon Grazie a voi. Grazie pomeriggio e a naturalmente voi, buon buon pomeriggio. lavoro. Grazie. E allora noi nel frattempo ne approfittiamo per fornirvi qualche altra notizia perché è ricco questo dossier, potremmo definirlo così, che ci arriva dalla Regione Puglia e ci fornisce dei dettagli su fragili, quindi pazienti fragili con disabilità, perché sulle gare al massimo ribasso che non consentono la scelta ai pazienti sulla qualità di ausili e protesi, il direttore Montanaro, quindi parliamo di Regione Puglia, ha confermato la volontà di contemperare le regole delle procedure di gara con le esigenze. E naturalmente c'è un sì degli assessori all'istituzione anche dell'Osservatorio per le disabilità previsto da leggi nazionali e da coordinare con le attività dell'Ufficio del Garante Pugliese, oltre che l'inserimento di rappresentanti del terzo settore nel tavolo tecnico per la disabilità. Insomma, non è stato creato, ma dalla Regione ci fanno capire che l'intenzione è proprio questa. Sappiamo, tante volte abbiamo parlato di disabilità, quanto sia importante avere dei riferimenti in tal senso. Allora, tra pochissimo cambieremo argomento, abbiamo un'altra pagina assolutamente ricca da trattare insieme. Intanto dalla redazione ci passano altre notizie perché c'è un fattore anche politico in questa discussione che stiamo affrontando quando si parla di vaccini e di sanità pugliese. Alla luce delle allarmanti sottovalutazioni del rischio e incapacità amministrativa della gestione dell'emergenza pandemica, oltre che di un danno della comunità pugliese, bisogna recuperare fiducia verso la sanità pubblica che dovrebbe essere garante della salute dei cittadini. Lo scrivono i consiglieri regionali della Lega, Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi e Joseph Splendido. Hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla sanità regionale Pierluigi Lopalco. Le motivazioni sono tutte supportati dai numeri, noi leggiamo un virgolettato, e da una serie di eventi che condizionano la gestione della pandemia da Covid nella regione Puglia. Insomma, questa è anche la cronaca di queste ore, noi siamo tenuti comunque a informarvi e naturalmente poi nei TG approfondiremo. Una breve pausa, torniamo tra poco con un altro tema della più stretta attualità. L'ex Ilva di Taranto, con l'ingresso dello Stato in ArcelorMittal, precisamente AM Invest Co. Italy, diventa Acciaierie d'Italia. Ne parleremo tra poco con tanti ospiti. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi, una bella sorpresa. La tua passione? Vuoi essere sempre aggiornato? Signorbet.news. Tutto lo sport che cerchi, risultati, classifiche e news, con un occhio di riguardo ai campionati locali. Visita signorbet.news. L'informazione a portata di click. Signorbet.news. Qualità, professionalità, tradizione, con il valore aggiunto di una sensazionale competitività dei prezzi. È la firma di Arredo Casa Serafino su tutte le sue proposte in promozione. Vieni a scoprire le straordinarie condizioni d'acquisto di questo arredamento completo, con cucina, camera matrimoniale, parete e cameretta, in pronta consegna. Arredo Casa Serafino, Francavilla Fontana, via Pergrottaglie, chilometro 2,6. La qualità è di casa. Bentornati in diretta su Antenna Sud con Restiamo Uniti. La seconda parte è dedicata ad Acciaierie d'Italia, il nuovo nome dell'ex Ilva, ovvero di quella fabbrica che era stata gestita da ArcelorMittal e che adesso prosegue però con l'ingresso dello Stato. Ecco, tanto si è detto in queste ultime settimane e a breve vedremo anche dei servizi con tutti i dettagli sulla cronaca dei fatti, però noi vogliamo affrontare in questo spazio di approfondimento, come spesso facciamo, porgendo l'orecchio anche alle esigenze della cittadinanza. Quali saranno le ricadute ambientali? I temi ambientali restano fondamentali in una città come Taranto. Io saluto e ringrazio subito Massimo Castellana di Genitori Tarantini. Buon pomeriggio. Sera, grazie per l'invito.
Tra poco ci collegheremo con lui e parleremo di una serie di iniziative messe in campo da questa associazione in particolare, che ci porteranno nella capitale. Ne sapremo di più a breve. Poi ci collegheremo anche con Carla Lucarelli, che rappresenta un comitato spontaneo di mamme e donne tarantine contro l'inquinamento. Ma intanto partiamo dalle dichiarazioni rese nelle ultime ore dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, in particolare ad un convegno promosso dalla CEI ad Acerra nel Napoletano, un appello alla politica per l'attuazione di provvedimenti che garantiscano continuità delle bonifiche e la definitiva attuazione della decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico. Lo ha detto sabato mattina Monsignor Santoro. Il convegno si chiamava Custodire le nostre terre. Non è possibile, ha fatto notare l'arcivescovo, che ad ogni cambio di governo si ricominci da capo. Ha partecipato anche nella veste di presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la custodia del creato, quindi proprio i temi afferenti tra cui anche l'ambiente e l'inquinamento. Ha ricordato come l'unica acciaieria a ciclo integrale alimentata dal carbone ancora in attività è quella di Taranto, chiedendo perciò scelte coraggiose che investano risorse sulla produzione e forno elettrico e contemporaneamente la sottoscrizione di un accordo di programma per risanamento ambientale e riqualificazione della forza lavoro eccedente. Questo a maggior ragione, ha detto, perché lo Stato, attraverso Invitalia, pagando 400 milioni di euro, è entrato direttamente nella gestione dell'acciaieria, detenendo il 38% di quote azionarie e il 50% di diritto di voto nella nuova società Acciaierie d'Italia. Noi ci fermiamo qui, proprio perché ci fermiamo a questo punto specifico. Abbiamo un servizio da proporvi che tratta di un'assemblea che doveva parlare di CDA, che doveva assumere delle decisioni importanti, un'assemblea slittata. Ascoltate perché. L'Assemblea di Acciaierie d'Italia per l'approvazione del bilancio 2020 arriverà solo dopo la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 13 maggio sullo stop dell'area caldo chiesto dal Comune di Taranto e comunque entro il 30 giugno, una decisione che ha un impatto importante sulla società e per rispetto verso questa deliberazione l'organo amministrativo sceglierà di esaminare il progetto di bilancio solo successivamente, lo si apprende da fonti vicine al dossier. Intanto restano in stand-by le nomine del nuovo CDA con Franco Bernabè alla presidenza e i consiglieri Stefano Cao, AD uscente di Saipem, e Carlo Mapelli, docente del Politecnico di Milano, in quota governo, in attesa della convocazione di una nuova assemblea. Il nuovo CDA, quando sarà nominato in una separata assemblea, potrebbe approvare a maggio o entro giugno con astensione di Invitalia, perché gli accordi di dicembre prevedono che comunque Arcelor possa approvare e assumersi la responsabilità dei conti 2020. Ci colleghiamo in diretta con Massimo Castellana di Genitori Tarantini. Allora, ci sono dei dubbi in merito all'aumento di produzione e quindi purtroppo all'eventuale aumento di sostanze nocive nell'aria, naturalmente tutte presunte da dimostrare, ma sappiamo qual è il punto di vista dei Genitori Tarantini. Ecco, ad oggi che cosa ne pensate di quello che sta avvenendo con l'ingresso dello Stato? Che cosa si teme a questo punto? Beh, innanzitutto, se me lo permettete, vorrei cominciare dalle parole di Monsignor Santoro, certo, che in quanto uomo di chiesa non dovrebbe barcamenarsi un giorno verso il lavoro, un giorno verso la salute, dovrebbe sapere qual è la priorità. La priorità è sicuramente la salute, la priorità è stata garantita ed è garantita dalla Costituzione italiana. La salute è l'unico diritto fondamentale tutelato dalla Repubblica. Quando parla il Monsignor Santoro di una scelta coraggiosa, beh, mi fa specie, perché una scelta di giustizia non dovrebbe essere una scelta coraggiosa, dovrebbe soltanto essere una scelta di giustizia. Coraggiosi lo sono stati tutti quei giovani italiani che sono morti per farci diventare una Repubblica, per darci questa Costituzione. Nella quale Costituzione l'aggettivo fondamentale, voglio ricordarlo, lo dico sempre e lo dirò fino allo sfinimento, l'unica volta che l'aggettivo fondamentale viene usato in tutta la Costituzione è proprio accanto alla parola diritto nell'articolo 32, quello che riguarda la salute, che diventa anche un bene per l'intera nazione. Per cui, passando alla domanda, si cambia il nome dell'azienda, entra lo Stato con i nostri soldi, con i soldi di tutti gli italiani, in questa avventura che già da qualche anno è ormai fallimentare. Ci sono delle perdite enormi, non siamo noi a dirlo, sono
gli economisti, sono gli esperti dei settori, e ci entra lo Stato quasi come un tackle falloso nei riguardi del popolo tarantino, con un aumento della produzione a caldo fino a un raddoppio dell'attuale produzione, con la scusa di un forno elettrico che, voglio ricordare, nel 2001 Emilio Riva propose per quanto riguarda l'area a caldo di Genova. Lì si stava discutendo della chiusura dell'area a caldo attraverso un accordo di programma. Emilio Riva nel 2001 propose di sostituire questa produzione a caldo con un forno elettrico. Il TAR della Liguria disse no, perché quando si chiude una produzione inquinante non se ne può aprire un'altra, quindi il forno elettrico in ogni caso inquina. Voglio ricordare anche i vari sfregi che vengono fatti al popolo tarantino, e lo voglio ricordare attraverso un articolo che fu pubblicato su Peace Link nel 2001. Riguardava, e qui leggo, giusto per non sbagliare, riguardava la chiusura dell'area a caldo di Genova, di Cornigliano. Sì. C'era un giudice delle indagini preliminari della Liguria che aveva disposto il sequestro dell'area a caldo, motivandolo così, leggo: la preminente rilevanza del bene salute, oggetto di riconoscimento incondizionato da parte dell'articolo 32 della Costituzione, fa sì che il bilanciamento tra le esigenze sociali e produttive da una parte e le esigenze di tutela dei beni messi in pericolo dalla prosecuzione dell'attività industriale dall'altra veda compiuto a favore delle primarie esigenze di tutela della salute e della collettività nel quartiere di Cornigliano. Cioè il giudice diceva esattamente quello che ha detto il giudice Patrizia Todisco nel 2012, con la differenza che lì è stato preso per buono, mentre dopo diciamo la sentenza del giudice Todisco, naturalmente intervenne la Corte Costituzionale dicendo che si può fare un bilanciamento tra il bene salute e la produzione. Attenzione, non il lavoro, la produzione. Certo. Quindi noi partiamo con un handicap di riconoscimento sociale, di riconoscimento dei diritti, assolutamente, ecco, improponibile in uno stato di diritto qual è la Repubblica Italiana. Certo. Ricordiamo bene questo susseguirsi di fatti, ha fatto bene Castellana a ribadirli, chiaramente sono parole forti, un punto di vista netto quello dei genitori tarantini, lo sappiamo da tempo, chiusura dell'area a caldo e poi una serie di temi, ma l'inquinamento continua a spaventare, continua in questa fase a Taranto a porre dei dubbi nella cittadinanza. Intanto leggo con lei un intervento del sindaco di Taranto che è arrivato poco fa in redazione. Credo che in soli due mesi il ministro Cingolani, che ecco, questa è una nota di redazione come si scrive sulla carta stampata, è colui il quale si occupa della transizione ecologica, abbia già offerto un campionario notevole di dichiarazioni e iniziative sgradevoli sull'ex Ilva, dandoci il segno che abbia una concezione assai singolare della transizione ecologica e del suo ruolo all'interno di un governo che lo stesso Premier Draghi ha definito ambientalista all'atto del suo insediamento. Quindi lo ricordiamo, stiamo leggendo un intervento del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Ciò che fa più male, dice, è sentire parlare di pregiudizi ideologici dopo anni di tavoli istituzionali e studi scientifici indipendenti. È un insulto ai tanti che qui si ammalano in età sempre più giovane. Il comune di Taranto, ricorda il sindaco, aveva già chiaro da tempo che l'ex ministero dell'ambiente non era un alleato in questa battaglia di civiltà per la qualità della vita e dei cittadini. Perché il sindaco dice questo? Ve lo diciamo subito. C'è stata una presa di posizione proprio di questo ministro recentissima e noi abbiamo voluto questa mattina incontrare Alessandro Marescotti di Peace Link, docente ma soprattutto uomo che da tantissimi anni si documenta e carte alla mano con Peace Link appunto porta avanti delle battaglie ambientali per Taranto. Ecco in questa interessante intervista che cosa ci ha dichiarato a proposito della presa di posizione del ministro, ma anche sul piano ambientale, perché Marescotti dice attenzione, un piano ambientale che verrà peggiorato e soprattutto slitterà.
Questa unione fra ArcelorMittal Italia e Invitalia, questo matrimonio che dà vita a Acciaierie d'Italia, ha un percorso ad ostacoli. Il primo ostacolo sarà il processo Ilva, che potrebbe portare alla confisca degli impianti. Quindi è interessante vedere come si potrà continuare a fare acciaio se la magistratura confisca gli impianti. Secondo aspetto che rende molto complicato tutto questo è il mercato, un mercato che in questo momento sta conoscendo un momento di ripresa, ma che è un momento di ripresa congiunturale e che è caratterizzato però in generale dalla forte presenza della Cina, da una sovracapacità produttiva dell'apparato siderurgico mondiale, e quindi non lascia grandi spazi di manovra a una fabbrica come quella di Taranto, che è ormai fuori mercato e che accumula perdite. L'altro aspetto è quello delle perdite. Tutte le perdite del 2020 e quelle che si prevedono per il futuro, chi se ne farà carico? Perché ArcelorMittal, come multinazionale, si dice ha deconsolidato il bilancio dell'ArcelorMittal Italia, quindi di tutto quello che può avvenire a Taranto, e le perdite non se le accolla più la multinazionale. Chi se le accolla? Se le accolla lo Stato, cioè noi contribuenti. Di fronte al fatto che saremmo noi contribuenti a pagare i lavoratori, è più che lecito dire: ma perché noi come contribuenti dobbiamo pagare questi lavoratori perché producano insieme all'acciaio inquinamento e debiti, quando invece di produrre inquinamento e debiti si potrebbe produrre un'altra strategia di un altro modello di sviluppo, un'altra strategia economica per Taranto. Ci ha profondamente deluso il nuovo ministro dell'ambiente, il cosiddetto ministro per la transizione ecologica, che ci aspettavamo che fosse un ministro della innovazione, e invece si è schierato proprio recentemente dalla parte di ArcelorMittal, e quindi quando si andrà al Consiglio di Stato il Ministero dell'Ambiente starà dalla parte di ArcelorMittal e non dalla parte dei cittadini inquinati di Taranto. È chiaro che un aumento della produzione porta inevitabilmente a un aumento dell'inquinamento, a meno che non si investa in nuovissime tecnologie, ma quello che stiamo vedendo è che cercheranno di risparmiare il più possibile e di spostare in là l'investimento in nuove tecnologie. La caratteristica di Acciaierie d'Italia è che vengono solamente prefigurate nuove tecnologie, ma i tempi per la loro attuazione sono spostati via via più in là. Quindi il piano ambientale, invece di migliorare, sta peggiorando, e questo va detto. Il piano ambientale verrà peggiorato proprio perché, di fronte a una quantità di risorse che sono molto limitate, si preferisce spostare molto molto più in là, addirittura oltre il 2023, l'investimento in nuove tecnologie. Di fronte a questo la nostra posizione come Pistlink è quella della chiusura dell'area a caldo, chiusura dell'area a caldo che ormai ha una condivisione da parte anche di diversi soggetti, anche il Comune di Taranto ormai per la chiusura dell'area a caldo. Siamo di fronte a una situazione in cui la chiusura dell'area a caldo è una necessità. Trieste ritorna a respirare con il quartiere di Servola, che vede finalmente chiusa l'area a caldo. A questo punto, se veramente dobbiamo utilizzare i fondi europei, e saranno tanti, questi fondi europei vanno utilizzati con gli occhi che devono guardare al futuro e non al passato. Ecco, questo è il punto di vista di Alessandro Marescotti di PCLink. Tra poco ci colleghiamo con Carla Lucarelli del Comitato Spontaneo di Mamme e Donne Tarantine contro l'inquinamento. Ieri pomeriggio un'assemblea pubblica che si è tenuta al Parco delle Mura Greche, per intenderci anche per i non tarantini, lì dove si svolge abitualmente, Covid permettendo, il concertone del 1° maggio. Io andrei a far salutare Massimo Castellana di Genitori Tarantini, chiedendogli e facendogli anticipare una cosa che noi sappiamo e che poi riproporremo nei nostri TG. Sappiamo che tra circa un mese sarete a Roma con la vostra associazione proprio per manifestare il dissenso
su politiche ambientali che voi dite ancora non vengono rispettate, anzi quasi tralasciate da questo governo. Ci anticipi qualcosa e poi andiamo da Lucarelli, prego. Sì, certo. Intanto una precisazione. Sì. Associazione Genitori Tarantini... Che siete capofila, attenzione, ce ne sono altre coinvolte. Sì, sì, è solamente l'associazione che sta organizzando questa 2 giorni a Roma proposta dal Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto, del quale fanno parte anche PeaceLink, Donne Futuro per Taranto Libera, Comitato Quartiere Tamburi, Liberiamo Taranto e Lovely Taranto. E la precisazione che volevo fare è che Associazione Genitori Tarantini è per la chiusura di tutte le fonti inquinanti, a cominciare dall'area a caldo dell'Ilva, che è quella che il giudice Todesco ha definito dannosa per la salute e la vita di cittadini e dipendenti. Quindi noi il 12 e 13 maggio saremo a Roma, si partirà per stare lì il 12 mattina, abbiamo già prenotato un pullman che è praticamente esaurito, pernotteremo a Roma e il 13 ci raggiungerà un altro autobus che partirà da Taranto, anche questo in via di riempimento, naturalmente il Covid ci consente di viaggiare solo con il carico al 50%, e quindi abbiamo avuto l'adesione di varie personalità del mondo dello spettacolo, a cominciare dai registi Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Ti svegliati amore mio, quella serie che ha fatto tanto discutere perché associata a Taranto, anche se non si fa riferimento specificamente a Taranto. E allora, naturalmente poi... E oggi abbiamo ricevuto anche, se lo posso dire, l'adesione sarà con noi anche Rita Dalla Chiesa, tra gli altri, Massimo Vertimüller, Anna Ferruzzo, che sono amici da sempre di Taranto e della situazione tarantina, parlano sempre. Insomma, volti noti che si associano a questa voce di protesta. Sostanzialmente il tema è un ambiente più pulito, si ripete da anni, ma si vuole andare verso questa direzione in maniera più concreta. Grazie a Massimo Castellana dei Genitori Tarantini, ci colleghiamo con Carla. Grazie a voi, buona serata. Lucarelli, grazie, ci colleghiamo con Carla Lucarelli del Comitato proprio di Mamme e Donne in difesa dell'ambiente, quindi contro l'inquinamento. Intanto, mentre aspettiamo Carla Lucarelli, vi facciamo vedere un servizio che parla proprio dell'iniziativa che si è svolta ieri pomeriggio. Si è costituito a Taranto il gruppo Mamme e Donne Tarantine contro l'inquinamento. La presentazione si è svolta presso il Parco Archeologico delle Mura Greche. Tutto nasce da uno spirito di coinvolgimento emotivo ed istintivo, di stampo prettamente femminile, intende dare un'impronta di rinnovamento e autonomia decisionale al movimento create da mamme e donne. Allora, noi abbiamo creato questo gruppo prettamente di stampo femminile, che non vuole comunque escludere, come dicevo, gli uomini, ma vuole proprio sottolineare la forza motrice che è proprio nelle donne. Quindi per noi è arrivato il momento di creare proprio dei percorsi di lotta concreti e precisi. Speriamo comunque di riuscire a mobilitare quanta più gente possibile, vorremmo anche cercare di sensibilizzare gli stessi operai, che devono anche capire che non si può cedere al ricatto occupazionale. Per responsabilizzare di più le mamme, che comunque hanno il futuro dei loro bambini nelle mani, per responsabilizzare le donne, perché possiamo essere una forza diversa, unite insieme, possiamo essere un motore che può andare forte, un motore che veramente spesso non ha paura di viaggiare ad alta velocità. Vedremo come andare avanti, ci modificheremo man mano in base alle persone che si avvicinano, perché non è semplice quando si è in tanti, però dei risultati probabilmente riusciremo a ottenerli. Questo quanto è avvenuto ieri pomeriggio, ci colleghiamo in diretta proprio con Carla Lucarelli, abbiamo ascoltato una breve intervista nel servizio, ma adesso approfondiremo con lei. Intanto grazie per la sua partecipazione. Ecco, qualcuno ha fatto le foto da lontano, ha detto attenzione, un assembramento, in realtà no, anche dalle nostre immagini si evince che sono stati rispettati le norme anticontagio, le distanze, gli spazi. Ecco, volevo chiederle, al termine di questa assemblea, che cosa è emerso? Qual è il sentire popolare in merito ad Acciaierie d'Italia, ma anche a questo movimento propulsivo verso un ambiente più pulito? Allora, quello che è emerso è un gruppo nuovo, fatto da gente nuova, e
che era un po' intimorita all'inizio, perché magari non hanno mai partecipato a una manifestazione, quindi già questo è un buon punto d'inizio, e che poi piano piano si sono sciolte durante l'assemblea, iniziando a parlare al microfono, che è una cosa non semplice per tutte da fare di fronte a un gran numero di persone. Certo. Quindi per quanto riguarda l'assemblea sono stati rispettati effettivamente il distanziamento da parte di tutti, le donne che erano presenti, le mamme, ma anche tanti uomini, sono stati estremamente corretti. Ci sono molte proposte, molte idee che vanno ovviamente sviluppate nei prossimi giorni. E abbiamo cercato di far capire che comunque, soprattutto per chi si è avvicinato per la prima volta, non abbiamo la bacchetta magica, non è che scendiamo e domani chiudono l'azienda, ma che bisogna essere sempre presenti, bisogna continuare a lottare e fare tante tante iniziative una dietro l'altra. Ecco, mi sembra interessante sottolineare un aspetto. Voi avete detto mamme, sì, ma anche donne senza figli, che però sì, all'ambiente ci tengono, anche per i bambini degli altri. Questo è un bel messaggio. E poi gli uomini che non sono stati allontanati. Ecco, la forza propulsiva delle donne, la forza delle donne che non si fermano davanti al nulla, soprattutto naturalmente per i propri figli. Però, ecco, abbiamo visto una partecipazione eterogenea. Ecco, prossimi appuntamenti, quali sono i prossimi step? Allora, adesso stiamo ricevendo un sacco di numeri di telefono per creare un gruppo di lavoro, perché ovviamente non è semplice, visto la pandemia, non ci possiamo incontrare di persona, e quindi dobbiamo trovare questi canali diversi per poter organizzare tutti gli aspetti futuri. E di certo non è neanche semplice tramite chat, però ci riusciremo, e appena almeno tolgono la zona rossa cercheremo di fare un altro incontro. Comunque a breve, come una mamma ha richiesto, vorremmo fare qualcosa anche noi per il 12 e 13 maggio. Innanzitutto dico, chi può andare a Roma si deve recare a Roma, però giustamente una mamma ha iniziato e altre ovviamente hanno spinto su quest'idea, dice, io che ho tre bambini o altre problematiche e a Roma non ci posso andare, certo, voglio fare anche però io qualcosa a Taranto. Per chi però ne ha la possibilità, ecco, è importante partecipare. Ripeto, sì, è importante andare a Roma. Ecco, questo lo ripeto. Come si può contattare il vostro comitato spontaneo? Avete una pagina Facebook? Come si può fare? Sì, abbiamo la pagina Facebook, con il gruppo Facebook, sì, mi scusi. E non diventerà nessuna associazione, rimarrà così spontaneo come siamo noi mamme e donne, così come è nato, spontanea. E quello che è stato bello per queste mamme, mi dicevano che in questo modo si sentono responsabilizzate, cioè loro non si stanno affidando a qualcun altro per lottare per i propri figli. Quello che è emerso è che si sentono loro adesso cittadine, mamme e donne responsabili della tutela del proprio figlio, libere di poter parlare, di poter esprimere quello che vogliono per far sentire quello che quanto incide nel quotidiano quello che loro vivono. Insomma, è chiaro, insomma, non delegare qualcun altro, ma scendere in campo in maniera diretta, in prima linea. Io ringrazio Carla Lucarelli per il suo intervento. Noi continueremo a seguire le vostre attività, naturalmente, per vedere un po' il tutto come si evolve. È sempre bello vedere quando nascono delle iniziative di partecipazione pubblica e popolare, e soprattutto ciò significa, insomma, scendere in campo e mettere il proprio impegno a servizio di una comunità. Grazie Carla Lucarelli. Allora, in chiusura di questa puntata, il tempo è tiranno, è andato rapidamente, però ci teniamo a mostrarvelo. Abbiamo intervistato Milena Cinto e Donato Vaccaro, i genitori, i tarantini li conoscono, di Francesco Vaccaro, un vero e proprio guerriero, purtroppo ucciso dall'anemia emolitica autoimmune prematuramente. Noi con Antenna Sud 85, prima Canale 85, abbiamo ascoltato e seguito le tante fasi di una vita bellissima per l'impegno di questa città, Taranto, evidenziando le cose belle. Ecco, c'è un regista
che arriva dalla Sicilia e che ha deciso di realizzare un cortometraggio Covid permettendo, verrà girato a Taranto nel mese di luglio prossimo per poi andare naturalmente alle fasi di post produzione. Ascoltiamo. La novità è nata circa un anno fa grazie a un regista di Palermo, regista attore, che avendo conosciuto il nostro Francesco Vaccaro sui social, fu colpito dal modo di essere, dal modo di presentarsi, dal modo di apprezzare la sua città. Perché Francesco nei suoi video cercava di valorizzare la città di Taranto, nonostante le problematiche, nonostante tutto quello che comporta vivere in questa città. Poi vedete, noi siamo in un quartiere proprio nella più profonda periferia, e stiamo nella zona industriale, però nonostante tutto Francesco ha dimostrato nella sua vita sempre una certa positività, anzi lui sperava in un miglioramento della vita per tutti i cittadini di questa città e di tutta la provincia. E infatti con uno degli ultimi video che lui aveva fatto diceva a gran voce: chiudete l'aria a caldo, perché è quella che danneggia più di tutto. Abbiamo già messo su la scenografia, la sceneggiatura, però lui purtroppo a causa del Covid non può venire qui a Taranto, lo stiamo aspettando per fare dei sopralluoghi, per vedere un po' le location. E io mi ricordo il confronto con Donnarumma, no? Un ragazzo della sua stessa età, sì. Lui che aveva rinunciato a fare l'esame di maturità certo. Per poter andare in vacanza, e lui invece ha lottato tanto per poter farlo comunque, nonostante le sue difficoltà, sì. E quindi ricordiamo quel momento, mamma mia, con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, perché nel giro di 3 giorni, con tutto un iter burocratico che c'era da affrontare, non è stato facile, però lui era contentissimo perché diceva almeno, perché lui diceva: io non mi posso prendere il lusso di mandare indietro alcune cose perché non so come va la mia vita. E quindi lui ha affrontato sempre con quella forza d'animo, non quella forza fisica, ma forza d'animo e mentale. Guarda, a noi la cosa che ci ha fatto molto piacere è che la richiesta viene dalla Sicilia, perché poi stranamente, Francesco era conosciuto a Taranto, nella provincia, però quando è arrivata questa telefonata da Palermo siamo rimasti, e poi quando Antonio Magaluso ci ha detto di questa sua idea, anche perché vorrebbe tra l'altro far sì che il cortometraggio venga poi diffuso in tutta Italia attraverso dei festival del cortometraggio, a noi ci ha fatto piacere ovviamente, perché la nostra finalità è quella di far sì che il messaggio di Francesco arrivi in tutte le parti d'Italia. Io ho lavorato per 30 anni, poi ho dato le dimissioni da Mittal nel 2018. Io vedo che l'unico ente giuridico che può fare qualcosa è il governo, per cui adesso con l'ingresso anche in una certa quota di azioni, io penso che dovrebbe essere un fatto positivo. Certo, sono 60 anni che viviamo in una certa maniera, però adesso credo che sia il momento giusto di poter almeno far sì che quella fabbrica continui a lavorare, se è possibile fare questo, però sempre in condizioni buone, utili, soprattutto con sicurezza, sia per i lavoratori che ci stanno dentro, che comunque per la città. E tra queste tante belle immagini avete visto anche quelle registrate proprio dalla nostra troupe in ospedale, quando Francesco Vaccaro sostenne l'esame di maturità, nonostante tutte le difficoltà ce la volle fare e ce la fece alla grande. Io ringrazio i due genitori che ci hanno raccontato di questa bella novità, vi daremo tutti gli aggiornamenti in merito a questo cortometraggio sulla vita di Francesco, il guerriero contro l'inquinamento tarantino. Grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento su Antenna Sud.